Allora, circa 8 mesi fa, 9 mesi fa eravamo in questa stanza per presentare quella che sarebbe stata la stagione 2015-2016 della Stella Azzurra e abbiamo ritenuto ovviamente opportuno rimanere qui questa sera per fare un piccolo bilancio che farà sia il presidente Giorgio Ricci che il coach Umberto Fanciullo, ma soprattutto per ringraziare. Credo che dobbiamo farlo al di fuori degli schemi e comunque non nella solita retorica, perché questa è una squadra che si è formata grazie anche al supporto di una serie di imprenditori e di tanti amici viterbesi e che abbiamo costruito insieme con loro. Quindi lo diciamo con assoluta sincerità. Grazie soprattutto, insomma, per averci ospitato, per averci seguito, per essere stata, diciamo, la principale sostenitrice, ovviamente anche come pool Terra di Tucci, Tiziano Governatori, che ci ha dato una grossa mano e oggettivamente ha creduto fin dall'inizio in questo progetto. Tutto ricordate, è stato molto difficile, avevamo tutti, non dico grandi dubbi, ma preoccupazioni, perché sappiamo che una Serie B nazionale è una serie molto qualificata e siamo riusciti a raggiungere quel risultato subito iniziale che ci eravamo comunque posto. Ovviamente il ringraziamento va a Tiziana in primis e a tutti i pool degli imprenditori di Terra di Tuscia, ma va a tutti coloro, i tanti sponsor che oggi ci hanno telefonato, mi ha telefonato Roberto Pesci dall'Olanda anche per salutarmi perché non poteva venire, la famiglia Aquilanti e tutti coloro che insomma avevamo comunque ringraziato con un nostro intervento, una mano personale. Dai grandi sponsor, quelli che ovviamente, visto anche le attività imprenditoriali, ci hanno sostenuto con importanti interventi, ma anche i piccoli sponsor, quelli che magari ci hanno supportato con altri interventi che comunque sono stati importanti allo stesso piano, sullo stesso metodo. Un ringraziamento sincero, è difficile che magari nelle mie precedenti occasioni lo abbia fatto, ma oggi da sportivo lo posso fare alla stampa, che ci ha non soltanto seguito con grande attenzione e con grande interesse, ma con competenza, con passione, con diffusione, tutti, per dare della Stella Azzurra la giusta immagine, cioè un'immagine di una città di Viterbo che è cresciuta anche in questo ambiente. E grazie insomma a tutti voi, senza distinzione, in particolare a chi è anche diventato di questa società, oltre che ovviamente un ottimo giornalista, come già tutti siete, e un ottimo cronista di sport, anche i nostri ottimi supporter. Grazie alla federazione, grazie a Vasco Michelini, che ringrazio per essere qui, ovviamente come responsabile provinciale della nostra federazione, per anche il supporto locale. Ecco, voglio dire senza polemica, ma locale, Vasco ci è stato sempre vicino, sta cercando con grande difficoltà, insomma questo è un mondo difficile e complicato, lo dicevamo prima, di far crescere il movimento da Viterbo, e credo insomma che gli abbiamo anche dato quest'anno, insieme a tanti altri amici sportivi che insomma fanno pallacanestro come noi, grandi soddisfazioni. Io mi fermo qui, vorrei ecco che Vasco portasse il saluto della federazione, poi lo possiamo anche liberare perché so che ha impegni professionali e lo ringrazio anche per questo, per essere riuscito a ritagliarsi qualche minuto per venirci a salutare, con il saluto poi di Tiziano Governatori e poi per il bilancio finale ovviamente Giorgio Ricci quale presidente e Umberto Fanciullo. Con una ulteriore considerazione veramente conclusiva, sul campo ovviamente vanno le squadre, vanno i coach, vanno gli assistenti, va lo staff e la gente conosce questo. Questo è un mondo complicato perché fare una Serie B nazionale vuol dire a livello di società e di organizzazione e di logistica cercare di fare al meglio, spesso non ci si riesce, un po' tutto, dalle scelte di carattere tecnico, le scelte di carattere organizzativo, a interventi anche di natura economica, al rapporto con i giocatori, che devo dire insomma noi quest'anno abbiamo avuto e tenuto in maniera assolutamente splendida. Vuol dire anche spesso, abbiamo visto il Presidente, con lo straccio in mano, insomma, il campo lo facciamo perché ci piace, perché è la nostra passione, perché lo facciamo con impegno. Lo dico veramente al di fuori di ogni retorica, in una maniera più sincera possibile, se non ci fosse stato Giorgio, noi probabilmente quest'anno questo risultato non l'avremmo comunque ottenuto. Grazie. Dunque, io chiaramente porto il saluto di quella che è la federazione, però volevo fare un altro tipo di intervento, perché poi fare questi interventi
poi sempre un po' diciamo di cliché, mi sembra una cosa anche un po' stantia, perché è chiaro che poi la federazione saluta, però poi quello vorrei fare io un po' in un piccolo intervento, perché poi non mi va di annoiarvi. Da tifoso come di basket, io ho giocato con risultati pessimi per circa 35 anni e poi sono entrato in federazione. Quindi apprezzo molto quello che è stato fatto. Quindi noi ci siamo visti 8 mesi fa con delle premesse. La squadra mi pare che è andata anche sopra, perché per un certo periodo dell'anno, diciamo fino al giro di ritorno, la squadra era nella parte alta della classifica. Poi chiaro, tante cose, la stanchezza eccetera. Comunque è stato raggiunto ampiamente il risultato, che era quello di raggiungere una salvezza tranquilla senza il passaggio nei play-out. Perché vorrei ricordare che comunque mentre noi siamo qui seduti eccetera, si stanno giocando i play-out. Quindi quante squadre partecipano? Quattro squadre, di cui poi esatto. Una è già successo. Esatto, per cui insomma ci siamo evitati una bella sofferenza. E quello che vorrei fare è un appello, perché io in tutti questi anni, da tifoso, da comunque persona seguita alla pallacanestro, ho visto a Viterbo tante situazioni che potevano portare la pallacanestro ad alto livello chiudere o comunque venire dimensionate dall'indifferenza della città. Non ci aiuta il fatto di essere comunque in una situazione economica come quella da adesso. Però io credo che non bisogna essere lasciare sola la Stella Azzurra, perché hanno dimostrato di avere voglia, di avere passione, però purtroppo queste non sempre servono, o comunque non sempre sono sufficienti. Bisogna che la città stia vicino alla società, gli imprenditori facciano la loro parte, come l'hanno fatta quest'anno, però di più, perché se no bisogna coinvolgere sempre un maggior numero di persone. Perché voglio sempre ricordare che noi partecipiamo, dico noi, in paese come Stella Azzurra, al terzo campionato nazionale, quindi dopo la Serie A ci siamo solo noi. E deve essere solo un motivo di vanto per la città. E adesso capisco che ci sono stati anche tanti festeggiamenti per quella che è stata la promozione della Viterbese, per cui ci sarà l'inevitabile abbuffata di calcio. Però Viterbo è stata sempre riconosciuta come una sorta di piccola basket city, dove c'erano tante squadre di pallacanestro, dove c'era la Serie A che faceva la Serie B, maschile faceva la loro parte, la Serie A femminile eccetera, per cui secondo me dobbiamo ritornare a quella che era questa idea di Viterbo, quindi una società con una città con un movimento cestistico forte, un movimento cestistico in grado poi di misurarsi con le realtà più importanti a livello nazionale. Circa un mese fa abbiamo avuto la visita qui a Viterbo del vicepresidente nazionale e del presidente regionale nell'ambito di un convegno organizzato dal Patron. E lì sono state poste delle questioni importanti, anche di carattere organizzativo. La federazione chiaramente pesa molto su quello che è il budget di una società. Se poi questa società partecipa al campionato nazionale pesa ancora di più. Ci sono dei criteri di divisione dei gironi che non sono, diciamo, i più illuminati. Per cui io chiaramente noi come federazione, come ultimo baluardo territoriale della federazione, possiamo fare poco. Però insomma vengono sempre rimarcate queste cose, non siete l'unica società che poi pone queste questioni. Io adesso non vorrei annoiarvi, perché poi insomma si entrerebbe in ambiti che non sono giusti. Siamo qui per festeggiare comunque quella che è stata una salvezza sul campo. Però mi piaceva fare questa considerazione. Non cerchiamo come città, come Viterbo, di dare un supporto fattivo a quella che è il movimento cestistico, in particolar modo la Stella Azzurra, che comunque di questo movimento è, diciamo, la punta dell'iceberg più accentuata. Il resto, complimenti alla squadra, complimenti al coach Fanciullo e ai giocatori che ci hanno dato delle belle soddisfazioni. Io quest'anno ho visto molte partite e veramente mi sono divertito. Per cui l'auspicio è quello di trovarci fra un anno qui con una situazione ancora più forte e chiaro, ci vuole l'impegno, non è così scontato, ci vuole l'impegno della società, ci vuole l'impegno del mio piccolo, della federazione, ma soprattutto ci vuole l'impegno della città. Dobbiamo portare gente al palazzetto, bisogna cercare di coinvolgere tutti, perché solo così, facendo, si parla tanto di fare squadra, no? Di fare gruppo. È il momento di fare squadra intorno a questa squadra, passatemi adesso il gioco di parole, però poi di fatto è quello di cui abbiamo bisogno.
Io penso di essere stato anche troppo lungo, però insomma tenevo a fare un intervento che non fosse il solito saluto del Presidente della Federazione, che poi tanto interessa o non interessa. Quindi tanti auguri e complimenti, perché veramente ve lo meritate. Grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo 8 mesi, è stata una bella avventura. Noi di Etruscan Life Tour, Terra di Tuscia, che sta bella sulla vostra maglietta scritta, abbiamo seguito con passione. E poi insomma tramite Facebook Marcello ci aggiornava ogni partita, quindi insomma facevamo il tifo per voi ogni settimana, e devo dire insomma che siete stati bravi, perché mantenere la serie insomma non era una cosa semplice. Quindi bravi ragazzi, e spero che il prossimo anno andrete ancora più avanti. Ho notato sia Marcello che Michelini molto emozionati, vero? Una commozione l'ho sentita, perché capisco che l'anno è stato difficile, vissuto con grande trepidazione, e soprattutto difficile anche riuscire a gestire la squadra da un punto di vista economico, perché oggi trovare i finanziamenti è veramente molto difficile, la parte più complicata. Quindi con un po' di sforzi però si riesce qualche volta a fare anche dei miracoli. Ci stiamo attrezzando anche su questo. Quindi la rete con i suoi membri, ricordo che siamo 11 aziende che vi hanno sostenuto insieme a tutti gli altri insomma che hanno partecipato come sponsor, vi saranno ancora vicini, ora in quale forma la potremo ancora verificare, però insomma vogliamo che questa squadra prosegua il suo sviluppo e che abbia sempre grandi successi. Quindi ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione, e noi saremo qui a fare il tifo per voi. Grazie. Un messaggio un'ora fa dicendo che era impegnato, insomma, perché anche Marco ha impegni di lavoro pressanti, e ci saluta e ci ringrazia. Ivana Pagliara, Marco Ivara, stasera abbiamo fatto una ragazza, una bellissima visita del Corpo dell'Uomo, e a tutti coloro, Filippo del Magna Magna, insomma tutti coloro che ci hanno sostenuto, il Giardino di Ararat, Parco dei Cimini, Balletti, Eusebi, insomma tutti coloro di Artur che hanno con noi collaborato. Grazie per aver già detto, e ovviamente hai fatto una corretta interpretazione sul fatto che ne dovremmo certamente parlare, perché insomma poi quando si parla anche di aspetti economici bisogna sempre mettersi a tavolino, quando sarà il tempo giusto questo certamente lo faremo, ma già il sapere che una struttura importante di prestigio che abbiamo, diciamo, con grande piacere portato su tanti campi d'Italia, anche il prossimo anno sarà al nostro fianco, contribuisce a riuscire, se dovessimo farlo anche il prossimo anno, a realizzare quel piccolo miracolo che insomma quest'anno ci siamo attrezzati per ottenere. Passo ora la parola a Giorgio Ricci per questo bilancio di fine anno, ricordando e ringraziando ovviamente anche tutti gli altri componenti della struttura societaria, l'avvocato Luca Megarini, che insomma ci è sempre a fianco sia da tifoso che da manager, che da nostro rappresentante in qualsiasi sede, che insomma lui è persona che conosce anche molto bene questo mondo. Fabio Bernini, che non può essere qui perché per impegni a Roma, Marcello Gasparri, che cura ovviamente anche la struttura giovanile, e la nostra presidente onoraria Mirella Toni, insieme ovviamente a tutti gli altri dirigenti, a Angelo Pizzi come accompagnatore della squadra, a Giuseppe Casanova come ha detto agli arbitri. E quindi con Giorgio, ecco, facciamo un bilancio di questo anno, cercando ovviamente poi degli aspetti tecnici di chiudere il quadro con Umberto Fanciullo. Grazie, buonasera a tutti. Quando ci siamo visti qui a settembre, abbiamo detto che dopo pochi giorni questi ragazzi ci stavano già dando delle buone sensazioni.
io di verità me l'ho anche un po', se vogliamo, allargato dicendo che seguiteci perché se continueranno così ci troveranno nella parte alta della classifica. E all'inizio un po' ho pensato che forse l'ho sparata grossa, e invece fino a Natale, se ci aveste cercato, ci avreste trovato proprio lì. È stata un'esperienza, diciamo, bellissima, faticosa, ma grazie a questi ragazzi, allo staff, veramente impagabile, è stata veramente un'esperienza molto, molto positiva. Chiaramente era difficile, pressoché impossibile, probabilmente proseguire, Umberto, con quel ritmo e in quel cammino. Però diciamo che a conti fatti siamo arrivati forse dove volevamo, dove avevamo programmato di arrivare, avremmo forse firmato col sangue di arrivare, no, a una comoda promozione al decimo posto. Quindi da questo punto di vista possiamo dirci sicuramente più che soddisfatti. Ripeto che è stato un anno comunque faticoso, ma grazie a tutti questi ragazzi ci hanno dato molto entusiasmo, ci hanno dato la forza di arrivare fino in fondo. Tempi di bilanci, ma anche tempi di programmi in qualche modo. Possiamo dire che, Vasco, ci saremo anche il prossimo anno, non so se questa è una notizia, ma ci saremo anche il prossimo anno. Su questo non ci saranno dubbi. Adesso, sulle modalità, diciamo, no, sul livello di allestimento della compagine, eccetera, eccetera, su questi aspetti ancora forse è ancora troppo presto, ed è tutto legato a questioni che non sono prettamente tecniche, ma a questioni, come dicevamo prima, anche di ordine opportunità ed economiche. Però, ecco, noi faremo di tutto per esserci e per confermarci in un campionato di livello nazionale. La società si dovrà strutturare in un certo modo, probabilmente avrà necessità di rafforzarsi ulteriormente, e quindi faremo di tutto per a luglio presentarci ai blocchi di partenza delle iscrizioni al campionato per esserci regolarmente. Ma certo, io su questo, con questo io penso di aver terminato. È una notizia. E a questo punto passerei la parola a Umberto. Posso ricordare una cosa soltanto? Stasera mi manca Ugo Guardoni, che è assente assolutamente ingiustificato per problemi, diciamo, familiari a Roma. Ovviamente ci mandi i suoi saluti, gli stiamo anche in questo momento particolarmente vicini per problemi familiari, comunque certamente risolvibili. E voglio ringraziare anche lui adesso, il dottor Calisti, che è stato, diciamo, il nostro medico per tutta la stagione e ci ha seguito veramente in campo, fuori dal campo, negli spogliatoi, in maniera assolutamente grande, diciamo, con uno spirito che ci è piaciuto, che insomma ci ha entusiasmato e che anche il prossimo anno sarà certamente alla guida del nostro staff tecnico. Oltre Umberto, insomma, ringrazio ovviamente Valerio Palestrino, che è stato il nostro secondo assistente, preziosissimo sia in panchina che in campo in ogni altro momento degli allenamenti, e Isabella Cristaudo, che è la nostra fisioterapista, Valentino Premarvecevrete, Valentino Bonetti, il nostro fisioterapista. Non solo qui, perché insomma, noi sì siamo una struttura societaria, diciamo, importante, rilevante, però ognuno di noi fa anche un altro mestiere, quindi al di là delle tante ore che si vengono dedicate a Stella Azzurra bisogna anche, insomma, lavorare, perché poi esiste anche questo. Quindi grazie ovviamente a tutti coloro che sono qui e quelli che comunque ci stanno e ci hanno seguito per tutta la vita. Coach, eccoci. Adesso grazie. Il coach la lista della spesa, vuol dire che indicarci, insomma, in maniera tecnica quello che ci ha portato questo campionato con un grande risultato fatto da un gruppo assolutamente positivo. Ci tengo a dirlo, un gruppo di giovani, dice in terza fila, forse il più giovane di tutti, quello che vestiva la maglia numero 35,
guidati ovviamente da uno staff, devo dire che ha fatto il massimo, che si è organizzato e diviso i compiti in maniera assolutamente perfetta, e da un grande allenatore da un punto di vista ovviamente di preparazione, di capacità, di professionalità, di grande passione, come Alberto Lucio. Se questo si potesse avere anche durante l'anno, eviterei di urlare almeno durante gli eventi. Sì, no, più che altro non sarebbe udibile più quello che allora volevo sicuramente ringraziare lo staff, partendo dalla dirigenza e poi da Ugo, Isabella e Valentino, che non sono presenti, e Valerio che è qui presente, perché la cosa che ho detto a loro all'inizio dell'anno e che ho ribadito poi alla fine, e che ho detto anche ai ragazzi, che ci sono posti in cui uno si sente solo e posti in cui invece si sente veramente con qualcuno. E sicuramente l'anno è stato faticoso, è stato lungo, è stato difficile, però per me, e credo anche per loro, mi sento di parlare anche con loro, è stato un anno fantastico. E l'aver vinto l'ultima partita in casa con Palermo è stato anche sinonimo di salvezza, vedere i festeggiamenti alla fine, e secondo me quella è l'immagine che tutti devono avere chiara per rendersi conto di quello che poi abbiamo costruito durante l'anno, perché oltre ad essere contenti del risultato sportivo, della salvezza, di un obiettivo raggiunto, noi a Roma, diciamo, ti sei allargato più che l'hai sparata grossa, nel senso che 30 punti era veramente un obiettivo che a un certo punto dell'anno sembrava credibile, anche raggiungibile. Poi probabilmente a fine anno la classifica ha delineato quelli che sono i valori veri. Noi abbiamo pagato un po' di inesperienza, qualche situazione un po' particolare anche a livello di allenamenti, il freddo durante i mesi invernali, avvicendamenti dei giocatori, quindi diciamo che poi tutto sommato quello che siamo riusciti a fare durante l'anno, per quello che abbiamo espresso, probabilmente la classifica ci ha ripagato, nel senso che poi ci tengo a sottolineare il fatto che Napoli sia stata estromessa dal campionato con la classifica finale, indica che comunque noi siamo salvi a prescindere dall'esclusione di Napoli, e questo per noi è un risultato che ci sentiamo addosso e che ci siamo meritati e che vogliamo che sia chiaro a tutti. E diciamo che oltre a questo non ho altro da aggiungere, nel senso che io quello che avete visto durante le partite, durante gli allenamenti, perché li ha seguiti, e cioè noi siamo questo. Io parlo a nome della squadra, perché poi alla fine noi siamo un gruppo, quello che ho sempre detto: sui gruppi ci costruisci le squadre, sulle squadre non ci costruisci i gruppi. Noi siamo un gruppo, siamo uniti fuori dal campo, abbiamo costruito qualcosa che va al di là del semplice aspetto sportivo, e tutto quello che abbiamo fatto è merito di questo. E concludo dicendo che non lo so se questa stagione è andata bene, è andata male, il risultato poteva essere migliore o peggiore. Quello che vi posso sicuramente dire è che la stagione è irripetibile per quanto mi riguarda, e perché tutte le scommesse che personali, partendo dal sottoscritto, che era la prima esperienza da capo allenatore in un campionato nazionale, e di questo ringrazio i dirigenti che hanno scommesso su di me, e tutte le scommesse che abbiamo fatto, mi sento di poter dire che le abbiamo vinte tutte, sia personali che di gruppo. E quindi faccio un applauso io ai miei giocatori,
La compagine eravamo noi, perché c'era qualcuno che compagine, la compagine siamo noi. Potrei passare il microfono a Fabio Marcante. No. Fabio, vieni sì. Ti sei vestito elegante? Infatti, elegantissimo. Sempre molto giovanile, per poco. Direi che Fabio è l'unico della squadra che non tronca i verbi e non sbaglia i congiuntivi, quindi è il caso del fare. Può scappare qualche parola in croato, però per il resto va bene. Allora, intanto ciao a tutti. Io, a parte aggiungere qualcosa, oltre a quello che hanno detto staff e allenatore, era anche da parte mia, oltre a essere il secondo anno qui a Viterbo, diverso dall'anno scorso, però è stata un'esperienza positiva in tutti e due gli anni, perché anche nelle difficoltà dell'anno scorso abbiamo imparato tutti tante cose che poi penso a livello dirigenziale e anche staff ed allenatori è servito per migliorare il tutto quest'anno e cercare di formare una squadra, anche se giovane e con poca esperienza, però in grado di dare tutto quello che avevano in campo. L'hanno sempre dimostrato. Sono stati umili fin dall'inizio, hanno ascoltato l'allenatore, hanno ascoltato anche sempre tanto me, anche se mi incazzavo alcune volte, però penso che, come ha detto anche l'allenatore, la base è stato il gruppo. Fin dall'inizio ci siamo trovati bene, abbiamo lavorato sempre forte e non abbiamo mai mollato. È stato difficile la seconda parte del campionato, perché logicamente le altre squadre hanno cominciato a conoscerci, a lavorare su di noi, e quindi molte cose, molte nostre lacune magari sono venute fuori più facilmente. Però siamo rimasti lì, abbiamo cercato fino alla fine di concludere l'anno in bellezza, di fare tutti una bella esperienza e niente, sono contento di aver finito così con questi ragazzi. E con la società, perché veramente penso che meglio di così non potevo finire la carriera. Smetto, perché sennò non è da piangere. Allora, questa la tagliamo, perché insomma noi speriamo sempre che anche per la seconda e la terza volta Fabio ci ripensi e stia anche con noi. Il prossimo anno, io ho detto solo, gli cambiamo la maglia da 35 e mettiamo 36. Ma più uno facciamo. Vabbè, 35 più uno. Da leader ha parlato, è stato in campo, è stato negli spogliatoi, è stato insieme a tutti. Insomma, credo che, ovviamente, non volendo togliere nulla a nessuno, ma la grande stagione che abbiamo fatto quest'anno e i grandi risultati siano dovuti anche al fatto che, insomma, abbiamo avuto, con lo spirito certamente uno dei più giovani in campo, ma con la sua esperienza, con la sua professionalità, con la sua serietà, con il suo carisma, siamo riusciti a raggiungere questi risultati. Quindi grazie Fabio. Ovviamente questa è una notizia che già sapevamo, ripeto, lo dico seriamente, insomma con Fabio poi parleremo, le decisioni, come abbiamo detto, sono solo ed esclusivamente le sue, indipendentemente dalle decisioni che Fabio prenderà. Comunque Fabio sarà parte della Stella Azzurra anche il prossimo anno. Se non lo sarà in campo, lo sarà con funzioni di altro tipo, ma certamente la sua esperienza in questo campo da giocatore, e mi permetto di dire anche da uomo, non ce la possiamo assolutamente perdere. Quindi grazie per quello che tu hai fatto e grazie per quello che farai ancora. Noi abbiamo terminato. Adesso sei presente con grande piacere. Se c'è qualcuno che vuole chiederci ulteriormente qualche cosa, se no ovviamente seguiremo
con attenzione anche attraverso un posto di rapporto quelle che saranno le indicazioni del mercato. Se fosse per noi, ovviamente quelli che vedete seduti qui e anche da quest'altra parte li confermeremmo tutti. Bisognerà parlare con i ragazzi, con i loro procuratori, ovviamente con il coach e i suoi assistenti, che sono quelli che fanno la squadra, perché noi abbiamo sempre avuto, credo, anche l'onestà sportiva di non entrare mai nelle questioni tecniche che non ci devono minimamente competere. E ovviamente per le esigenze di un altro campionato, certamente di qualità e di livello, in cui ci saremo e faremo ancora una volta, come abbiamo sempre fatto da tanti anni, e lo dico con piacere, conquistarla sul campo e mantenuta sul campo. Ha fatto bene Umberto a ricordare che la nostra classifica e il nostro diritto a essere anche il prossimo anno in Serie B è assolutamente indipendente dalla, purtroppo, retrocessione per motivi che tutti conoscono di Napoli, anzi estromissione dal campionato. Siamo comunque avanti anche alla Stella Azzurra Roma, una squadra di giovani che ha vinto quest'anno, ecco, dico un'altra notizia da stampa, c'è stata quest'anno la classifica dell'impiego dei giocatori under in tutto il girone, noi ci siamo qualificati al quarto posto dopo la Stella Azzurra Roma, la Luis Roma e Isernia, se non mi sbaglio. Quindi anche questo ovviamente un bel risultato, che vuol dire che i giovani sui quali abbiamo investito hanno giocato minuti, hanno speso ovviamente le loro capacità e anche noi abbiamo ottenuto questo risultato. Saremo anche l'anno prossimo probabilmente qui a rilanciare un'annata 2016-2017 e speriamo sia almeno a livello di quella di quest'anno. Grazie ancora soprattutto alla stampa per come è stata vicina, per l'amicizia che ci ha dimostrato e per la sua professionalità. Grazie ancora a tutti. Per la stagione conclusa e per quella che andremo ad aprire nella sala antigua. Grazie ancora. Ciao, 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 ciao,